E purtroppo sono state anche utilizzate, vengono utilizzate dalla politica. Alle volte, quando la politica si impadronisce di queste parole, le svuota del loro significato e noi non ci rendiamo più conto di quello che realmente vogliono dire. Allora, la responsabilità, ultimamente, soprattutto l'anno scorso, 2 anni fa, abbiamo sentito dire un gesto di responsabilità a livello delle decisioni che prendono i politici. Però dobbiamo capire che la responsabilità è una cosa molto importante. E questo è legata, nel caso dei rifiuti, alla responsabilità dei rifiuti. Ognuno di noi, prima di colpare le amministrazioni, il sistema che non funziona, dovrebbe capire che si deve assumere la responsabilità dei propri rifiuti. Quindi, anche se il sistema non funziona, dobbiamo capire che noi non possiamo discolparci per questo e abbandonare i rifiuti lì dove pensiamo che debbano essere depositati. Se il sistema non li raccoglie, noi dobbiamo comunque capire che la responsabilità è sempre nostra. E questo soprattutto perché questi rifiuti poi vanno a creare un danno ad altre persone che vivono nei pressi delle discariche e vanno comunque ci ritornano perché arrecano un danno all'ambiente, quindi va fatto per tante ragioni. Poi c'è la parola sostenibilità. Questa parola adesso inizia a comparire sullo scenario politico, per cui forse non l'avete ancora sentita, però sostenibilità è un po' l'obiettivo del futuro. Qualsiasi cosa che noi facciamo dobbiamo chiederci se è sostenibile. Per esempio la sostenibilità del lavoro è una cosa importante. Quando si costruisce un'industria, noi dobbiamo pensare che questa industria non debba mai avere fine, quindi il suo modo di funzionare non deve mai portarla a una chiusura. L'esempio classico che mi viene da fare è quello paragonando due tipi di impianto: un impianto di riciclaggio e un impianto di incenerimento. L'impianto di riciclaggio è un impianto che praticamente funzionerà sempre, perché noi comunque dovremmo riutilizzare le risorse, non possiamo pensare che possano essere sperperate, quindi funzionerà sempre. E costruire un impianto di riciclaggio, anche per quanto riguarda il discorso del lavoro, significa creare lavoro sostenibile all'infinito. Invece costruire un impianto di incenerimento o anche una discarica probabilmente richiamerà anche del lavoro, sarà necessaria una manodopera per gestire questi impianti, però sicuramente prima o poi questi impianti di incenerimento dovranno essere chiusi, perché non sono sostenibili, non sono funzionali a quello che hanno servito. Detto questo, per quanto riguarda, scusate, mi levo la maglietta. Allora, per quanto riguarda il piatto di compostaggio, io tratterò il compost fatto in casa, diciamo, per uso domestico, e quindi che rispetto alla gestione che è stata spiegata poc'anzi, presenta alcune differenze che poi le vedremo. Quindi il compostaggio noi lo possiamo considerare come un vero e proprio riciclaggio al pari riciclo del vetro e della carta, di cosa però in questo caso della materia organica, ed è importante per quello che dicevo, perché rientra in quel discorso della sostenibilità, quindi già per questa ragione è fondamentale questo tipo di processo. Il compostaggio quindi rende sostenibile la gestione delle rimanenze di cibo. Ora, la sostenibilità è caratterizzata da un anello chiuso e vediamo nel caso della sostanza organica in che modo questo anello si chiude. In alto vedete terreno e sole. Il terreno fornisce gli elementi nutritivi, il sole fornisce l'energia. Insieme danno origine con l'aiuto delle piante ai prodotti vegetali che noi consumiamo direttamente oppure attraverso il bestiame. L'uomo consuma questi alimenti e produce degli scarti, che sono quindi gli scarti di cibo. Attualmente cosa succede? Questi scarti vanno a finire in discarica o agli inceneritori, quindi non ritornano al terreno, cioè non c'è la chiusura del ciclo. Poi questi discariche e inceneritori determina un disagio per le popolazioni limitrofe, un inquinamento e ovviamente le malattie, e poi in qualche modo il terreno non riceve di nuovo quello che ha donato, quindi il terreno si impoverisce, quindi il ciclo non è chiuso.
Se invece utilizziamo il compostaggio, lo vedete sulla sinistra, cosa succede? Compostaggio, si produce compost, il compost comunque è ricco di elementi nutritivi e ritorna al terreno. E il ciclo è chiuso, può durare all'infinito. Noi non abbiamo bisogno di andare a prendere risorse da qualche altra parte. Utilizziamo il terreno e al terreno ridiamo quello che lui ci ha dato. Finisce là. E questo riguarda il compostaggio, diciamo classico, quello là aerobico. Poi se ci aggiungiamo la parte del compostaggio anaerobico, che talvolta viene ritenuta comunque utile, si produce energia e quindi non vogliamo dire che ritorna l'energia al sole, ma in qualche modo anche lì noi recuperiamo di nuovo l'energia che il sole ci ha donato. Va bene. Allora, quindi io vi farò un intervento sul compostaggio sul balcone. E faccio parte dell'associazione Marco Mascagna, che è un'associazione di Napoli che si occupa di vari temi ambientali, e in questa mia esposizione ho preso alcune slide, ho preso molti spunti dal compostaggio, dal corso di compostaggio domestico di Federico Valerio, che quindi ringrazio. E nel caso, lui ha realizzato un manuale che potete trovare su Google, quindi dovete digitare Federico Valerio e compostaggio, vi scaricate tutto il manuale che parla sia del compostaggio sul balcone che di quello in campo, quindi per chi ha un terreno diciamo non proprio piccolo, un giardino anche abbastanza grande, può compostare in cumulo, come si dice. Dovete tenere presente che il compostaggio sul balcone deve essere visto come un gioco, perché è un piccolo laboratorio praticamente voi in questo modo lo dovete vedere, perché per la sostanza organica, gli scarti, per diventare compost, anche se può sembrare molto semplice, comunque intervengono diversi fattori e noi dobbiamo semplicemente imparare a conoscerli, dobbiamo capire cosa succede per far sì che poi il compost, la sostanza organica diventa compost. Ogni tanto troverete nelle slide una stella, e questo in qualche modo vuole richiamare l'attenzione, perché è un aspetto importante per ottenere un buon compost. Allora, il compost è un terriccio di colore scuro, molto soffice e con un profumo di sottobosco, quindi lo dovete immaginare così, è altamente ricco in sostanza organica e tenete presente che i terreni fertili hanno un contenuto di sostanza organica che va dal 2 al 4% mediamente, poi possono essere anche più alti. E miscelato col terreno è un fertilizzante, è un concime quindi, e poi è un ammendante, perché il terreno da una parte deve avere gli elementi nutritivi, dall'altro deve avere delle caratteristiche, si parla di struttura, delle caratteristiche di sofficità, anche di ossigenazione, che permette alle radici di vivere. Ora, quale sensazione suscita questa immagine? Ovviamente una sensazione di respiro, diciamo è una sensazione piacevole, però a volte noi notiamo che se nella pattumiera non la resta dell'umido e per qualche giorno noi non buttiamo questi scarti, inizia a puzzare, perché il discorso è che nel sottobosco, nel terreno, c'è una quantità enorme di microrganismi, quindi è un super organismo vivente, anche se noi non ce ne rendiamo conto, perché diciamo, questi organismi hanno dimensioni abbastanza piccole. Questo è un disegno che vuole un po' far immaginare che popolazione sia di insetti, di microbi e di altri animali ci sono nel terreno. Tutti collaborano a trasformare quelli che sono gli scarti, in questo caso della natura, di nuovo in terriccio e in compost. Nel nostro caso il compost come si ottiene? Si parte dagli scarti di cibo, intervengono i batteri, funghi, protozoi, alghe, nematodi, anelidi e insetti. Da questo lavoro otteniamo il compost. Tra tutti questi microrganismi, quelli che però fanno il lavoro maggiore sono i batteri. I batteri si dividono, io vi spiego queste cose perché quando voi se desidererete provare a se penserete di fare questa prova, dovete capire che questi sono i batteri, sono degli strumenti per arrivare al compost, quindi dovete sapere di cosa hanno bisogno, perché se non procedete in questo modo facilmente potrete avere dei problemi. Quindi il compostaggio è un vero e proprio allevamento di batteri.
I batteri si dividono in due grosse categorie, gli aerobici e gli anaerobici. Nel nostro caso